Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. La ricostruzione nel cratere del centro Italia ha subito un'importante accelerazione. Ieri all'Aquila Marsilio ha fatto il bilancio da quando è stato eletto 3 anni fa. Entro fine mandato completerò tutte le pratiche, ha dichiarato il governatore. Vediamo. 1.400 cantieri autorizzati e 250 milioni di euro erogati. Questi i numeri della ricostruzione in Abruzzo nel cratere del sisma che tra il 2016 e il 2017 sconvolse il centro Italia. Ieri all'Aquila, insieme al direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione, Vincenzo Rivera, il presidente Marsilio ha fatto il bilancio dei primi 3 anni di governo. Ricordo che quando all'inizio del 2019 è iniziato il mio mandato, nei 2 anni precedenti erano stati fatti non più di una cinquantina di decreti. Già nell'anno 2019 abbiamo triplicato quel numero, l'anno successivo abbiamo ulteriormente raddoppiato, quest'anno abbiamo realizzato un numero che è di oltre 850, vuol dire che abbiamo fatto 5 volte tanto quello che si faceva al ritmo precedente. Il 2021 rispetto all'anno precedente ha visto un incremento del 256% di pratiche approvate e ammesse al finanziamento. In totale finora sono state 3 su 5 quelle approvate, pari a oltre 3.700. Altre 4.000 sono attese nei prossimi mesi. Tra le 4 regioni coinvolte dal terremoto, l'Abruzzo da ultimo ha superato il Lazio per numero di domande approvate. Umbria e Marche sono rispettivamente al primo e al secondo posto di questa classifica. E perché siamo ancora destinatari del solo 10% della quota di riparto, ha detto Marsilio. La quota però è stata aumentata per quanto concerne il personale. Se nel 2019 i dipendenti dell'ufficio per la ricostruzione erano 18, oggi ne sono 96. Ora attendiamo che la ripartizione sia anche per le altre spese, ha commentato il direttore Rivera. Con dati alla mano, in questi anni abbiamo dimostrato che quella quota era sottodimensionata. Abbiamo ottenuto per ora nel personale una, insomma, maggiore dotazione. Attendiamo che questa quota percentuale di riparto venga applicata anche a tutte le altre spese. A 5 anni dal sisma, da oggi sul sito dell'USR è attiva la piattaforma che permette di seguire in tempo reale l'avanzamento delle pratiche e dei cantieri. L'accelerazione è data, oltre che da una maggiore pianta organica, anche dalle semplificazioni introdotte dai decreti sblocca cantieri e rilancio e dalle ordinanze del commissario Lennini. Queste due fattispecie, queste due circostanze hanno portato oggi a un volume di decreti che è pari a 20 volte quelle del 2018. Entro fine mandato, cioè il 2024, adempiremo a tutte le pratiche, ha promesso Marsilio. Entro la fine del mandato noi avremo, come dire, esaurito tutte le pratiche e messo in piedi una ricostruzione reale e concreta del nostro territorio. Rivera invece è più cauto. Il tempo c'è, ma dipenderà dalla risposta del territorio, ha dichiarato il direttore al TG6. Gli orti urbani di via Santina Campana, Pescara e l'area verde attrezzata adiacente, recuperati nel 2018 dopo un lungo abbandono, rischiano di essere ora cementificati per una scelta della giunta Masci, come denuncia il Partito Democratico nel servizio di Paolo Renzetti. Giampietro, oggi lanciate un grido d'allarme sulla futura destinazione di questa che è oggi un'area destinata ad orto urbano a Pescara in via Santina Campana. Perché? Questa è un'area che fino al 2017-18 era considerata molto degradata, infatti gli stessi residenti ne denunciavano spesso addirittura la presenza di spacciatori. Con la scelta di farci qui degli orti urbani e un parco attrezzato, quest'area è stata fortemente rigenerata. Oggi, anzi ieri, abbiamo scoperto in commissione che proprio questo sito, che è un'area verde, dovrà, anzi, è stata scelta dalla Giunta Masci come uno dei luoghi dove sorgeranno nuovi asili nido. Ora, noi siamo stati i primi a chiedere che la Giunta faccia nuovi asili nido perché abbiamo contestato le pesanti gestioni delle liste d'attesa degli asili nido a Pescara, che hanno cacciato fuori 188 bambini per prima volta dopo tanti anni. Siamo disponibili ad aiutare la Giunta a trovare siti che non siano aree verdi attrezzate e che vorrebbe dire fare un passo indietro perché ci vogliono gli asili nido, ma scegliere proprio un'area che è attrezzata, che è vissuta dai residenti per distruggere una bella esperienza di verde attrezzato, vuol dire andare anche contro quello che il PNRR richiede. E pensare che debba essere sottratta al quartiere per farci un'altra struttura quando ci sono tantissime alternative, a partire dalle scuole, perché siamo sicuri che se chiedessimo alle dirigenti scolastiche dei 3 comprensivi del quartiere Colli Ospedale di individuare un'area adiacente alle
loro scuole per realizzare gli asili nido sarebbero, credo, le più contente, perché si realizzerebbe quell'integrazione fra gli asili nido e le scuole dell'infanzia che è richiesta dal MIUR, dal Ministero stesso di istruzione. Quindi davvero chiediamo alla Giunta di fare un passo indietro, anzi di fare un passo avanti verso la partecipazione, e ci andiamo da subito a disposizione per trovare insieme un nuovo sito per l'asilo nido. Il deputato leghista ex 5 Stelle Antonio Zennaro ha incontrato il nuovo prefetto di Teramo Massimo Zanni. Serve più polizia, ha detto il leghista al prefetto. Abbiamo fatto questo incontro con il nuovo prefetto di Teramo sul tema della sicurezza nella città di Teramo, un tema sentito da tanti cittadini teramani, perché negli ultimi mesi ci sono stati tanti furti, ci sono stati scontri anche tra bande giovanili, è un tema sentito. Siamo al lavoro per, come Lega, a tutti i livelli, anche per potenziare il lavoro che oggi fanno in maniera straordinaria gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, però servono più uomini e più mezzi per garantire un maggiore presidio sul territorio della città di Teramo. Siamo stati anche attaccati dal sindaco D'Alberto, ma non siamo qui per fare polemica, ma per rispondere a un'esigenza molto sentita dai cittadini teramani. Il comune di Pescara e il comprensivo 7 hanno ricordato oggi con una cerimonia i martiri di Colle Pineta. Le amministrazioni comunali di Pescara e Chieti hanno reso omaggio questa mattina alla memoria dei 9 martiri di Colle Pineta che immolarono la loro vita per la libertà l'11 febbraio del 1944. I 9 sono stati ricordati con una cerimonia davanti al Cippo che ricorda il loro sacrificio nei pressi dell'istituto comprensivo 7 di Pescara. I partigiani della banda Palombaro, traditi da un delatore, furono condannati a morte da un tribunale militare tedesco. Anche oggi la toccante cerimonia ha visto la presenza di tanti studenti. Noi abbiamo questo importante ruolo, quello di essere testimoni del Cippo. Lo sono i nostri alunni, lo è la scuola. È un modo per poter veramente creare mantenere questo filo rosso, no? Creare questo collegamento importante con la scuola e con i luoghi della storia. Questo spazio è stato testimone di un evento drammatico, ma deve essere in questo modo foriero di valori quali la pace, quali la libertà, quali la democrazia, quali tutti quelli in cui noi crediamo e su cui costruiamo il nostro percorso formativo. Importante anche, e lo vediamo pure oggi, la presenza dei ragazzi delle scuole, perché è giusto che anche loro possano conoscere quella che è stata la nostra storia. Assolutamente fondamentale, considerando che costruiamo parte del nostro curriculum partendo da questo luogo, partendo dai valori della storia e da un percorso formativo che diventa ancor più significativo se legato a un evento concreto e a un luogo quale la nostra città, in cui noi siamo testimoni ma anche custodi della memoria. A Pescara i fiori per le vittime delle foibe gettati in una fontana, un gesto come accaduto lo scorso anno contro la strumentalizzazione politica della ricorrenza introdotta nel 2004. Il sindaco Masci si è detto indignato. Non so come qualificare questi gesti stupidi, imbecilli, folli, scriteriati. Invece di vivere in pace si continuano a fare gesti insulsi come il danneggiamento di una corona messa per ricordare dei morti italiani, dei martiri italiani. Veramente è inqualificabile quel gesto. Ieri sera, stanotte, la Digos ha preso questi giovani e questo è molto importante, perché evidentemente c'è un controllo costante in città. Possiamo essere sicuri e tranquilli delle nostre istituzioni, delle forze dell'ordine che operano in città, però questo gesto veramente è vergognoso e purtroppo si ripete ogni volta, perché l'anno scorso è successo per 2 volte, noi abbiamo rimesso la corona 3 volte e 2 volte è stata danneggiata, adesso la rimetteremo nuovamente perché apporremo la corona in piazza per ricordare gli esuli e i martiri di quel periodo che sono stati infoibati. Parliamo di sicurezza su ferro, sono stati acquistati oggi da TUA, l'azienda di trasporto pubblico, 3 convogli ferroviari innovativi per un investimento di oltre 34 milioni di euro. Inizieranno a viaggiare nel 2023. Selenia Secondi.
Sottoscritto oggi a Lanciano l'acquisto per 3 nuovi convogli di TUA per un valore complessivo di 34 milioni di euro. Convogli altamente tecnologici a bordo dei quali sarà possibile anche effettuare, qualora ce ne fosse bisogno, la defibrillazione. Infatti ogni veicolo è dotato di defibrillatore. I treni elettrici e la segnaletica fanno riferimento ad accordi con un partner per noi storico, che è un player più grande forse al mondo, come accennava l'ingegner Viale, probabilmente saranno anche traslate nel tempo perché loro si occupano anche di idrogeno e noi abbiamo ricevuto ulteriori 35 milioni di finanziamento per i treni ad idrogeno e naturalmente questo ci pone all'avanguardia in termini green, 35 milioni per i treni, 8 milioni per quello che riguarda nuove tecnologie informatiche e poi tutta una serie di interventi come quello che abbiamo presentato questa mattina che fa riferimento alla sicurezza, che è la scelta di dotare i treni che abbiamo già a disposizione di defibrillatori per intervenire con immediatezza e con sicurezza per quello che riguarda ipotesi di impatti cardiologici sui treni abruzzesi. I tre nuovi POP 2.0 con Radial Stream hanno 305 posti a sedere e 534 in totale con i posti in piedi. Un investimento per quasi 16 milioni di euro riguarda anche i lavori di progettazione esecutiva e di realizzazione di un impianto di segnalamento e di sicurezza sulle tratte Lanciano-San Vito e Fossa Cesia Torin di Sangro Archi. Questi impianti permettono di uniformare le stesse agli standard in uso sulle infrastrutture nazionali. I tempi di realizzazione sono di circa 18 mesi. I treni sono super accessoriati di tutta quanta una serie di nuove opzioni che vengono offerte ai cittadini abruzzesi, tengono anche riferimento e riguardo per quello che riguardano portatori di handicap e che si modula in maniera importante col sistema di tracciamento, un sistema di segnalazione e tracciamento che noi abbiamo in qualche misura opzionato nel 2019 quando nessuno in Italia aveva sostanzialmente fatto questa scelta. Siamo stati antesignani in questo senso e subito dopo di noi sono venuti anche player importanti come RFI che ha scelto lo stesso sistema. Per il nono anno Chieti celebra Charles Darwin, tradizionale appuntamento del WWF e del Museo Universitario. Relatore di questa edizione è il professore Maurizio Biondi, docente ordinario di zoologia presso l'Università dell'Aquila. Il servizio è di Stefano Recanati. Tutto il male non viene per nuocere, Darwin uomo e Darwin scienziato. E questo è l'intrigante titolo scelto dal professore Maurizio Biondi per l'edizione 2022 del Darwin Day. Alle classi del liceo scientifico Filippo Masci, che tradizionalmente partecipano all'evento, si sono aggiunti infatti una classe di prima media della scuola Antonelli di Pescara, il liceo Maior di Pescara e l'istituto Volta. L'obiettivo è quello di far comprendere alle nuove generazioni la teoria dell'evoluzione, la realtà in cui adesso vive l'uomo. Cerchiamo di far conoscere Darwin, far conoscere la teoria dell'evoluzione, far conoscere la realtà nella quale viviamo. In realtà è una scusa per parlare di scienza e ogni anno parliamo di scienza. Quest'anno proprio di Darwin col professor Maurizio Biondi, Università dell'Aquila, che ci racconterà aneddoti particolari delle teorie di Darwin per spiegare come è arrivata la sua scoperta straordinaria e come oggi ci condiziona ogni giorno. Non è la specie più forte che sopravvive, né la più intelligente, ma quella che risponde meglio ai cambiamenti. È la citazione che in questo periodo si legge spesso. Per molti questa frase però non è mai appartenuta al papà dell'evoluzione, che riprese dal filosofo Spencer nel 1869 definendola più accurata per spiegare il concetto di selezione naturale. Questi ultimi due anni abbiamo vissuto un periodo veramente terribile con il Covid, questa pandemia che ci ha condizionato in maniera tremenda e continuiamo a comportarci come se fossero altri problemi. Occorre cambiare strategia e la pandemia ce l'ha detto, occorre puntare al benessere individuale, a un ambiente migliore, salvaguardare la Terra perché noi senza la Terra non possiamo vivere ed è inutile che parliamo di conquista della Luna, di Marte e delle stelle perché ci vorranno millenni, l'uomo non farà in tempo se prima non salva la Terra. Atto finale questa mattina di Start Impresa, il progetto fortemente voluto da Confindustria Chieti Pescara per premiare le migliori idee della nuova imprenditoria.
Con le premiazioni di questa mattina si è chiuso Start Impresa, il corso di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria promosso dalla sezione servizi innovativi di Confindustria Chieti Pescara. È giunto alla sua 11ª edizione. 5 progetti giunti in finale, presentati dagli aspiranti imprenditori e valutati dalla giuria di esperti. Start Impresa non è un semplice contest che premia l'idea migliore, ma un percorso formativo che fornisce agli imprenditori del domani gli strumenti adatti per costruire il motore e far volare le loro idee, permettendo ai partecipanti di capire realmente come costituire un'azienda o una startup di successo e impostando un progetto d'impresa. Start Impresa è un'iniziativa che portiamo avanti ormai da ben 11 anni, questa è l'11ª edizione, e dà l'opportunità a chi vuole, ha un'idea, a chi vuole avviare una propria attività imprenditoriale, di venire a conoscenza di quelle nozioni di base che gli permetteranno poi di avviare la propria attività. Non è un contest in cui andiamo a premiare un'idea, l'idea migliore, ma è proprio un percorso formativo, e oggi andiamo a concludere questo percorso premiando i migliori business plan, perché il tutto è finalizzato poi alla costruzione di un business plan, che è lo strumento principale poi per questi i nostri discenti, per andare poi a banche, a venture capitalist, per farsi poi finanziare il loro progetto. L'Istituto Alberghiero di Popparozzi di Teramo attiverà da settembre prossimo corsi serali per chi vuole conseguire il diploma in enogastronomia e ospitalità alberghiera. Il percorso è rivolto a chiunque abbia interrotto gli studi senza alcun limite di età. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. L'Istituto di Istruzione Superiore di Popparozzi di Teramo attiverà da settembre prossimo il corso serale per conseguire il diploma statale nei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. Una conquista per la città capoluogo di provincia, ha commentato la dirigente scolastica Caterina Provisiero, che centra due obiettivi, quello di combattere la dispersione scolastica e quello di offrire l'opportunità di accrescere le proprie competenze per chi è già nel mondo del lavoro. Il possesso del titolo di studio è infatti fondamentale sia per accedere a migliori possibilità lavorative sia per cogliere nuove opportunità di formazione e crescita. Aprire attività in proprio, accedere a concorsi pubblici e avanzare nella carriera sono solo alcune delle mete raggiungibili grazie anche alle competenze acquisite nel percorso che porta il diploma. Il corso è rivolto a lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano compiuto i 16 anni, a chi ha interrotto il corso di studi, a chi vuole qualificarsi e riqualificarsi professionalmente, a maggiorenni che siano usciti dai percorsi scolastici dopo la scuola media o chi si è allontanato dalla scuola superiore prima di terminare gli studi, ma anche agli iscritti al centro per l'impiego che desiderano acquisire una formazione professionale incardinata nel mondo del lavoro e coerente alle richieste del territorio. È proprio il caso di dire, non è mai troppo tardi. La pagina dello sport con il calcio di Serie C. Pescara al lavoro tra poco allo stadio Ughetto di Febo di Silvi. Ieri invece doppia seduta al Poggio per i biancazzurri, che continuano a preparare il match di lunedì in casa della Reggiana. In dubbio la presenza di Cernigoi, che negli ultimi due giorni non si è allenato per un fastidio muscolare al retrocoscia. Non si è allenato neanche in grosso, anche lì in dubbio da valutare la presenza di Pompetti. Il giovane centrocampista ha lavorato a ritmo ridotto negli ultimi due giorni, ma dovrebbe essere recuperato. Ancora fuori causa Memushai, che continua a lavorare a parte per il problema alla caviglia. Regolarmente in gruppo invece è Derisio, che però a Reggio dovrebbe partire dalla panchina. In mediana toccherà a Pontisso in coppia con Pompetti. In caso di defezione di quest'ultimo, spazio a Diambò. Davanti Clemenza, favorito su Dursi nel tridente completato da Ferrari e Rauti. E il Teramo intanto ha chiuso positivamente la trattativa per il difensore svincolato Simone Jacoponi. L'ex Parma, con cui ha risolto il contratto a fine gennaio, nel pomeriggio sarà in città per firmare il contratto e domani sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.
in occasione della rifinitura pre-Viterbese. Con oltre 90 presenze in Serie A e quasi 140 in Serie B, il 34enne difensore toscano arriva per sostituire l'infortunato Bellucci, la cui stagione è finita e per il quale si rende necessario un intervento chirurgico. Intanto il neoattaccante Andrea Cisco, arrivato in prestito dal Pisa, parla dei suoi migliori giorni, dei suoi primi giorni in maglia biancorossa. Ascoltiamolo. Mi trovo benissimo, sono stato accolto subito molto bene dai compagni, ma soprattutto dal mister, che è stato, diciamo, il punto forte del mio trasferimento, che mi ha voluto fortemente. Ho piacere di lavorare con lui, mi conosceva già dai tempi del Padova e sono molto contento di essere qui. Sensazioni sono positive, c'è stata quella brutta prestazione a Imola, ma può succedere, voglio dire, su un cammino così ci sono i lati negativi, punti alti, punti bassi. Importante, a Siena abbiamo risposto bene, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa punti, però poi i 3 punti sono arrivati in casa con la Lucchese davanti ai nostri tifosi. Quello è l'importante, abbiamo svoltato, diciamo, il periodo, no, adesso bisogna continuare su questa strada. Io comunque ho fatto due partite col Pisa e non ho giocato tanto questi primi 6 mesi e sono molto contento che mi abbia fatto giocare dall'inizio e penso di aver fatto comunque una buona prestazione, sto anch'io salendo fisicamente, non sono ancora al top, però ci arriverò presto e quello è l'importante. Beh, fa piacere, non vedo l'ora di giocarci contro e c'ho un bel ricordo, anche se comunque non sono stati 6 mesi dove ho giocato tutte le partite eccetera, però mi sono trovato molto bene su quella piazza e con i compagni e c'ho un buon ricordo. Questi 6 mesi per me sono i più importanti della mia carriera per adesso, perché ho 23 anni e devo dimostrare che posso giocare in categorie superiori, perché ho assaggiato la B, un po' al Padova, un po' al Pescara, un po' al Pisa, però non ho mai avuto l'opportunità di dimostrare veramente e quindi sono qua per rilanciarmi e per fare bene. Serie D iniziata martedì, la terza parentesi a Pineto per l'allenatore Daniele Amaolo, richiamato in panchina a un anno dalle sue dimissioni per sostituire l'esonerato Marco Pomante. Stamani la presentazione del neo allenatore che debutterà domenica contro l'Alto Casertano. Le impressioni sono come quelle del primo giorno quando sono arrivato 6 anni fa, quindi quando subentri, al di là che conosci l'ambiente, sai sicuramente che sei chiamato a migliorare una situazione che in questo momento c'è da migliorare. La società mi ha chiesto, ecco, come solitamente, cercare di lavorare come ho sempre fatto, cercando di dare un'impronta alla squadra, una motivazione ancora, perché magari di cercare uno stimolo, perché magari un attimo quando non vengono dei risultati, magari tante volte il messaggio che ha voluto dare il presidente per dare la classica scossa, diciamo, e mi auguro, come magari è stata data l'anno scorso quando sono andato via, mi auguro adesso che riusciamo a darla tutti insieme, perché io magari non ho la bacchetta magica, da solo non posso fare niente, che ecco, cerco da dare quella scossa a tutto l'ambiente, magari per cercare di invertire, ecco, la situazione dei risultati che al momento sicuramente non sono consoni alle potenzialità della squadra. Come mai, Roberto, in queste stagioni più forti a Pineto si sono avvicinati allenatori? Abbiamo cambiato forse troppo, questo sono d'accordo, però se in questi anni il Pineto poi alla fine ha raggiunto sempre più o meno gli obiettivi che si era posto, anzi ha raggiunto sempre gli obiettivi che si era posto, forse anche questo ha permesso tutto ciò. Non so se è la migliore soluzione, perché penso che ci sia sempre un tempo per decidere. Forse valutiamo nel lasso di tempo, deve essere un po' più grande per decidere se il lavoro è stato fatto bene o male. Però voglio dire, in questi anni il Pineto ha sempre fatto bene, vuol dire che questa cosa è sempre stata giusta.
Era l'ultima notizia, i servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.